Cronologicamente, sabato siamo stati al torneo in memoria del nostro carissimo amico Ettore Zucca, torneo Touch, organizzato del All Rugby Aldo Invernizzi, quindi il Brescia al Fiumicello, ha avuto la possibilità di organizzare questo torneo che si è chiuso con un in modo molto, molto emozionante. Perché? Perché c'è stata la consegna da parte dei veterans, degli old del Rugby Brescia, di un quadro molto, molto prezioso, molto carino, e che si è chiuso in un modo molto emozionante che adesso riviviamo. Sono venuto volentieri, ma io mi aspettavo una cosa di bambini, non che abbia niente contro di voi, però qualche soriaco, questo onca sigaro, infatti l'ho detto alla Claudia, portavo di io mi aspettavo dei bambini, fortuna che poi sono apparsi, già dipinti per la partita di mezzanotte, sì o no? Via dorme, se ci guadagnate, ma anche la signora, Gesù. Vabbè, un pensiero semplicissimo. La Madonna per noi è tutto. E voi non dite, ma reverendo c'è Gesù, è Madonna. La più importante è la Madonna. Poi lei ci porta a Gesù. Attenti bene a me. Perché è importante, diceva Don Bosco, il grande Don Bosco, non lasciate passare un giorno senza pregare la Madonna. E uno dice, non i bambini che sono bravi e buoni, quelli un po' più alti, ma reverendo, ma lei sa cosa ho da fare io? Quanti impegni che ho, bravo, uno di rosare, via bene l'Ave Maria, perché è proporzionato agli impegni che abbiamo. Quanto dura un'Ave Maria? 12 secondi, 15 se giù è proprio rimbambì. Dico su 24 ore, la gente non ha più il tempo di dedicare 14, 15, 20 secondi a dire alla Madonna proteggimi, aiutami, sorveglia i miei figli, benedici mio papà, la mia mamma. Aiutami nel lavoro, tienimi le mani a posto con quello che strangolerei, non farmi dire che schifo quando la mia mamma mi ha preparato il pranzo. No? Porta, va bene? La Madonna sia di grande aiuto. Finisco, state attenti e dopo interrogo. Non voi, quelli là dietro, quelli là in fondo. Un missionario, anch'io sono stato missionario tanti anni in Uruguay. Sono tanti anni che sono prete, potevo stare anche in Uruguay. Un missionario in Giappone, pochi anni fa, una storia vera, è su questi treni velocissimi. Lui, missionario, sta leggendo un libro che è il breviario, sono dei libri che hanno i preti dove devono leggere le preghiere. Adesso l'adesso, quelle porcherie. Sono andata alle grazie, era il prete col telefonino, dice, ma adoro il prete. Invece era lì che leggeva il breviario. L'amore di Dio. Bene, torniamo al nostro missionario, vecchio, ma vecchio. È lì che legge il breviario, il libro di preghiere, sto treni velocissimi, chissà, ha frenato e il breviario gli è caduto per terra. Poveretto, un bambino lì, un bambino, siamo in Giappone, quindi neanche cattolico. Ragazzo educatissimo, ha visto il prete vecchio, gli raccoglie il breviario, il libro dei preti, e dentro c'erano delle immagini, le immaginette con su Don Bosco, la Madonna, queste cose che ci sono. E gli raccoglie gentilmente le immagini e il libro lo dà al prete. Il bambino è un bambino buddista, cioè io non so, non cattolico, quindi non poteva sapere alcune cose. E rimane estasiato con una Madonna proprio di Raffaello. E il bambino guarda la Madonna e guarda il prete vecchio e gli dice, mi scusi signore, ma chi è questa donna? E il prete gli dice, è mia mamma. Il bambino guarda la Madonna, guarda il prete e dice, ma sa che non ne assomiglia neanche. E il prete gli ha risposto, e sì che è tutta la vita che cerco di assomigliare. Gran bel racconto, sì o no? Non so. Basta, è finita la predica. Tenetelo a mente. Sia lodato Gesù Cristo. In piedi, adesso facciamo le belle preghiere, dite insieme, ascoltaci, o oh Signore. La Chiesa perché sia sempre madre di tutti gli uomini, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la pace nel mondo, la pace dove ci sono le guerre, per la pace nei cuori, preghiamo. Ascoltaci, Signore. E preghiamo per la nostra Italia, mica la nazionale, se va bene, devo pregare anche per te, ma preghiamo per l'Italia, la nazione che
ha proprio bisogno di qualche scapaccione, ma la Madonna è buona e allora qualche benedizione in più preghiamo. Per tutti noi che siamo qui, perché il Signore ci aiuti, la Madonna ci protegga, aiuti questi signori del rugby che giocano e si divertono e stanno insieme, e aiuti le loro famiglie, papà, le mamme, i nonni, le nonne, i bambini, i ragazzi, la gioventù che sono qui, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. E che questa immagine che adesso benediremo possa esprimere non solo il vostro attaccamento a questo sport, a questo pallone di rugby, ma la sacra famiglia e la necessità di stare insieme, di avere sempre qualcuno che ci aiuta, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Adesso ognuno, ah no, dobbiamo pregare anche per i morti, guai dimenticarci di chi non c'è più. Le persone, i nostri parenti, i nostri amici, quando si è bambini non si hanno tanti, quando si hanno i capelli bianchi ci sono delle liste infinite. Perché tutti i morti abbiano la pace in Dio, preghiamo. Adesso un attimo solo, ognuno faccia una preghiera nel suo cuore, lì uno non deve avere vergogna o paura o che sbaglio, che mi ridono dietro, ma che uno dice adesso ti prego per la mia mamma e mio papà, perché sia buono, perché in estate non faccia tribolare, questo per la prima fila, poi man mano le preghiere aumentano. Accogli con bontà, Signore, le preghiere che abbiamo detto, quelle che trovi nei nostri cuori, degnati di esaudirle, per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sediamo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Torniamo con il nostro amico Paul Griffin, perché è lui che ci ha introdotto in questa iniziativa, l'iniziativa di essere vicino a questo centro di sostegno scolastico ai ragazzi ciechi. Quindi grazie all'aiuto di Paul Griffin andiamo a sentire e conoscere di più riguardo questa bellissima iniziativa. E, diciamo, le mie conoscenze di questo centro è stato tramite un genitore dall'asilo dove va mio bambino piccolo, che mi ha parlato da questo evento, questa giornata, spiegando un po' le cose, le situazioni dal centro. E ovviamente venendo qua oggi mi fa molto piacere, è un centro veramente bello, ci siamo guardati tutte le mostre dentro, da quella sensoriale, dai lavori, da tutto quanto, è veramente è una cosa bella che... Sicuramente questi 171 ragazzi che sono seguiti qua al centro hanno bisogno di questa struttura, quindi incrociamo tutti che possono andare avanti a trovare tutti quelli che servono per mantenere e andare avanti con questi ragazzi, perché è veramente un gran lavoro che state facendo. Il significato della festa è, come tutti gli anni, restituire ai genitori un senso di appartenenza a una realtà, forse unica in Italia, che consente loro di avere, oltre che un servizio, anche un'opportunità, un'occasione di incontrarsi, confrontarsi e diciamo così, realizzare l'importanza anche del servizio. Un'occasione di incontrarsi, tenuto conto che il centro opera su tutto il territorio della provincia, per cui non è facile spesso creare l'occasione di incontro, e nello stesso tempo quest'anno assume una valenza, un'importanza particolare, data da quelle che possono essere le conseguenze dell'introduzione della legge del Rio che riassegna competenze nuove alle province. La situazione di Brescia è un po' particolare e ha una specifica diciamo evidenziazione data dal fatto che è un ente che si è costituito tra amministrazione provinciale che impegna per il 75% la provincia per il 75% con la propria quota e l'altro 25% al comune. Essendo questi due enti e queste due realtà per adesso esistenti, ci stiamo preoccupando di far capire ai genitori che nel momento in cui venisse meno una di queste due realtà c'è pericolo che questa composizione di questa struttura di fatto possa venire meno.
Io sono Alessandra Mazzola e ho una bambina Beatrice di 11 anni, abitiamo a Brescia e siamo seguiti dal centro non vedente da quando Beatrice aveva pochissimi mesi. Inizialmente è stata seguita a casa con una persona che ci ha dato tutte le indicazioni del caso, quindi tutto quello che serviva per l'autonomia di Beatrice sia dal punto di vista della quotidianità e poi anche per il discorso del gioco, quindi creare un'area gioco, creare ambienti che fossero adatti a lei e alla sua crescita e anche al suo divertimento. Poi lei è stata seguita inizialmente per 2 anni all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia e poi alle scuole elementari. Diciamo che in tutti questi anni si sono susseguite una serie di operatrici perché al momento erano sempre più indicate, sempre più adatte per il periodo di sviluppo di Beatrice. Praticamente oggi viene fatto questo incontro che ha come primo scopo quello di aiutare questo servizio per far sì che nel tempo continui ad andare avanti nella sua attività e in più secondo me è utile che vengano anche altri personaggi a vedere questo centro perché può essere un aiuto per tutte le persone, anche per quelle che non conoscono la realtà dei problemi visivi, così a mettersi un po' di più nei nostri panni. Il nostro obiettivo è quello di mostrare, meglio sempre di raccontare. E così finiamo e in funzione di questo nostro leitmotiv salutiamo. Più di mai, viva il rugby! Fare il cartone significa che praticamente Raffaella ha fatto il disegno su un cartone, l'ha bucato tutto in corrispondenza delle figure, quindi è stato passato in stato di graffite e chiaramente dove c'erano i buchini è rimasto il disegno. Quindi è stato ultimato il disegno e la mano l'ha dipinto e poi Raffaella se ne è preso in mezzo. Dunque conservato al museo del Prado e come ti ho detto mi sembrava il più indicato per fare una cosa di questo tipo. Abbiamo preso le informazioni in modo tale che non risultasse una cosa sacrilega e c'è stata approvata, per cui questo è il risultato. Bravo. Bravo.